Neve a Favara, Castro Filippo, Racalmuto e Grotte lungo la strada statale 640. Il brusco calo delle temperature, la bassa pressione proveniente dalla Siberia ha portato la neve nell'Agrigentino. Questa mattina la provincia si è svegliata imbiancata. La protezione civile, visto il brusco calo termico delle ultime ore, ritiene opportuno avvisare la popolazione di fare estrema attenzione, soprattutto nelle ore notturne alle prime luci dell'alba nella circolazione stradale, soprattutto nelle zone collinari e interne del territorio cittadino. Esiste infatti la possibilità che si formi del ghiaccio sulle strade, che renderebbe difficile il controllo degli automezzi. Il sindaco di Grotte, vista la pericolosità delle strade ghiacciate, ha chiuso stamattina le scuole del suo paese, invitando i suoi concittadini ad osservare misure precauzionali. Chiuso anche il cimitero comunale, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio, quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi esterne e sottopassi. Anche a Cammarata il sindaco Giuseppe Mangiapane ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, vista la presenza di ghiaccio per le strade. Stessa cosa ha fatto nell'Ennese il sindaco di Troina, Fabio Venezia. In provincia di Agrigento è scattata un'attenta ricognizione delle strade provinciali del comprensorio collinare montano da parte del personale stradale del libero consorzio comunale di Agrigento per assicurare la transitabilità dei mezzi in sicurezza. La neve è caduta abbondantemente pure a bassa quota in provincia di Palermo. Sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento nella zona di Lercara-Friddi e sulla statale Palermo-Sciacca, all'altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie.